e via di questo passo. Noi dunque qui abbiamo un tesoro che abbiamo perso, a meno che non si scopra qualche cosa. Voi sapete che il deserto di Giuda ogni tanto butta fuori delle novità, perché si scoprono pergamene, reperti. Chi lo sa cosa verrà fuori, ma per il momento dobbiamo essere onesti e dire siamo ignoranti come le capre. Su questa genealogia non possiamo dire niente, perché conosciamo solo pochi nomi. Di quei pochi sappiamo qualcosa, ma tutto questo filo che lega questi uomini non lo conosciamo. Un modo di fare storia che a noi sfugge, perché abbiamo perso la tradizione orale. Secondo problema. Perché questa genealogia è diversa dalla genealogia di Matteo? Tutto il problema è il padre di Giuseppe. Quello è il problema. Una volta dicevano, ma una è la genealogia secondo la famiglia di Maria Vergine, l'altra secondo quella di Giuseppe. No. Ultimamente si sono scoperte delle cose molto interessanti. I documenti di adozione. I documenti di adozione dicono così. C'è un papà, c'è una mamma, c'è un figlio. Il papà muore. Un altro uomo sposa la vedova. Il figlio non è figlio naturale del papà numero due. Noi diciamo è figlio legittimo ma non naturale. In Oriente non è così. In Oriente non è così. I documenti di adozione che sono stati ritrovati dicono con chiarezza. Tu lo hai generato. Il dato giuridico, quando il notaio stendeva l'atto di adozione, diceva con chiarezza al papà numero due, che non è il padre naturale, dice tu lo hai generato. E veniva visto dunque il papà numero due, che non è il papà biologico, come padre naturale del figlio adottato. Quindi non c'era differenza fra il figlio adottato e l'eventuale futuro figlio che nasceva da queste seconde nozze. Il figlio della moglie, che il papà numero due adottava, diventava il primogenito. Il figlio secondo, che era il vero figlio di questa nuova coppia, rimaneva secondogenito. Perché giuridicamente l'adottante veniva visto come papà biologico dell'adottato. Allora noi sappiamo che Giuseppe ha avuto questo tipo di traversie. Figlio di una prima coppia, muore il padre, la madre si risposa, Giuseppe viene adottato e diventa figlio naturale del papà numero due. Ed è da qui che noi abbiamo due genealogie. La prima genealogia del padre biologico, noi oggi diremo, e la seconda genealogia del padre adottante, che comunque veniva visto come padre naturale. Quello che è interessante è notare che tutte e due queste linee genealogiche portano a Davide e portano ad Abramo. Per Davide è importante, Abramo ci interessa relativamente. Dunque, Giuseppe è di famiglia davidica. Adottando Gesù, Gesù diventa un davidide, un discendente di Davide. Chiaro? E quindi anche Giuseppe a sua volta, pur adottando Gesù, non essendo padre biologico,
è però padre naturale per il mondo biblico. Per questo motivo noi troviamo certe espressioni che ci possono anche lasciare un pochettino a disagio. Quando Maria Vergine trova Gesù al Tempio, dodicenne, gli dice «Tuo padre e Dio, angosciati ti cercavamo». Noi diciamo «Come tuo padre?». L'esattezza nostra occidentale direbbe «Tuo patrigno». No, in Oriente non esiste il patrigno. Perché chi adotta è padre naturale. Diventa tale. Bene, anche la genealogia l'abbiamo sistemata. Vediamo velocemente le tentazioni di Gesù. Teniamo presente che nella racconto del battesimo la forma verbale greca che dice «discese sopra di lui lo Spirito Santo» in forma corporea è una forma del verbo greco che indica discesa e permanenza per sempre. Non è discendo e poi mi evaporo. È un scendere per stare. Quindi Gesù, per tutta la sua vita pubblica, è sempre spinto dallo Spirito. Quando fa una cosa, fa l'altra, è sempre lo Spirito che agisce insieme con lui. Capitolo 4, versetto 1, riusciamo a capire adesso perché Gesù pieno di Spirito Santo. Ma Gesù pieno di Spirito Santo è il Gesù che predica, il Gesù che fa miracoli, il Gesù che fa gli scontri apologetici con i giudei e via di questo passo. Anche lui va nel deserto, proprio, ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni, un numero simbolico, perché riguardano i giorni che Elia ha impiegato per arrivare all'Oreb, 40 anni del deserto degli ebrei e via di questo passo. Il concetto di tentazione già lo conoscete perché l'abbiamo toccato tante altre volte. La tentazione non è il prodromo a un peccato, come lo intendiamo noi. Per noi tentazione è sempre un qualche cosa che o ci fa peccare o, se siamo forti e resistiamo, non pecchiamo. Quindi per noi la tentazione è legata al peccato. In Oriente sappiamo che invece la tentazione è legata alla fede. Per cui se dici sì alla tentazione perdi la fede, se dici no alla tentazione permani fedele o maturi nella fede. Allora Gesù viene tentato non perché deve peccare, ma perché bisogna che si manifesti la sua fedeltà a Dio o si manifesti la sua infedeltà a Dio. Le tentazioni dunque di Gesù non sono l'anticamera del peccato, ma l'anticamera o della fede o dell'ateismo. Tenete presente che Dio non tenta. Non tenta. Prendete per cortesia la linea 89. Linea 89, avete la citazione della lettera di Giacomo, se volete prenderla. Capitolo primo, versetto 13. Giacomo si trova dopo la lettera agli ebrei e prima delle lettere di Pietro. Capitolo primo, versetto 13. Ci siamo? Nessuno quando è tentato dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato al male ed Egli non tenta nessuno. Chiaro? Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono. Poi le passioni concepiscono e generano il peccato una volta commesso produce la morte. Questo peccato non è l'azione peccaminosa, è la negazione di Dio, è l'apostasia.
Vi è chiaro? Proviamo a vedere adesso brevemente, diceva la Signora, ma noi diciamo nel Padre nostro, non ci indurre in tentazione. Sì? Eh sì. Ah! Mi sparo. Grazie dell'obiezione. Questa obiezione nasce da che cosa? Dalla pessima traduzione che noi abbiamo pregato per tutta la vita, non ci indurre in tentazione. Abbiate pazienza, se andate a vedere nella Bibbia nuova, non c'è più, perché quello che abbiamo lottato con i nostri amici vescovi, solo lo Spirito Santo potrà dirvelo, in cui abbiamo cercato di far capire tre cose, tre. La prima cosa è questa. Il latino et ne nos inducas in tentazione non è il latino classico. È il latino argenteo, dove il verbo inducere non significa condurre dentro. Indurre vuol dire condurre dentro, e quindi noi ci sentiamo dei bambini presi per il polso, noi lì urliamo, sgambettiamo, diciamo no, 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 no. E il Padre Eterno proprio in perterrito ci porta dentro al pantano. È un'idea totalmente sbagliata. Indurre vuol dire anche sciogliere, nel latino argenteo. Io ho un pacco. E in latino si dice induci il pacco, cioè aprilo, sciogli i legami. E quindi puoi andare a vedere dentro cosa c'è. Il greco eisferome, eisenenkes, ha lo stesso significato, il greco ellenistico. Terza cosa, la fede è concepita come un abbraccio nel Nuovo Testamento. E noi diciamo a Dio non sciogliere questo abbraccio, quindi non ci abbandonare alla tentazione, perché se tu ci sciogli noi scivoliamo ed entriamo nella possibilità di negarti. Quindi diciamo a Lui non ci abbandonare alla tentazione. Questo stiamo dicendo. In altre parole stiamo dicendo non stufarti di noi. Non stufarti di noi. Più serena adesso? Grazie. Perché sarebbe veramente un grosso guaio che Dio ci prenda e ci schiaffi dentro alla tentazione dove noi possiamo diventare atei. È un'idiozia. Però sono le idiozie che capitano quando si traduce male. Per questo i biblisti sono sempre molto severi quando traducono. Poi possiamo sbagliare anche noi, ci mancherebbe altro. Però cerchiamo di non farlo. E quindi ci veliamo a vicenda gli uni con gli altri in modo che il testo ebraico, aramaico e greco siano sempre rispettati al massimo, anche quando non lo capiamo. Perché nella traduzione c'è un meccanismo improbo. Per poter rendere una cosa comprensibile, nella lingua di arrivo, si arrischia di tradire la lingua di partenza. E invece la legge è: la lingua di partenza deve essere totalmente sempre osservata. Che poi nella lingua di arrivo noi capiamo o non capiamo, questo è un altro paio di maniche. Classico esempio è quello della stanza. Non c'era posto per loro nell'albergo. Questo è ciò che ci è rimasto in testa, per cui il povero Gesù è costretto a nascere al freddo e al gelo. Vero?
Non potevano saperlo i nostri amici traduttori del 1800, perché le scoperte archeologiche sono state fatte dopo. Per cui i nostri amici del 1800 non potevano sapere com'era fatta una casa palestinese. Oggi noi, con tutti gli scavi archeologici fatti, sappiamo benissimo com'era fatta una casa palestinese. E allora sappiamo che la traduzione esatta non è non c'era posto per loro nell'albergo, ma di per sé bisognerebbe tradurre non c'era posto per loro nella stanza. Scritto così sembra non aver senso. Mentre invece se noi sappiamo che la casa palestinese era fatta da una stanza sola e poi c'era un piccolo ripostiglio, il problema diventa facilissimo da risolvere. Siccome nella casa di Betlemme c'erano Oves et Boves ed Universa Pecora, cioè tutti i parenti scesi giù lì per fare il censimento, dal momento che il censimento veniva fatto nella casa natale, dove si era nati, non dove si viveva. L'ultimo censimento noi l'abbiamo fatto nella casa dove vivevamo, tra l'8 e il 9, il 9 e il 10 di novembre, non mi ricordo più, e bisognava dire dove eravamo in quella notte lì. Figurarsi chi era l'avventura, cosa poteva dire, vabbè, non importa. Invece in Oriente si faceva il censimento. Bene, questo tipo di fedeltà alla traduzione ha permesso di capire con esattezza come stavano le cose. Forse capiremo di più un domani. Per il momento abbiamo capito questo. Le tre tentazioni di Gesù. Il pane, il potere e denaro e la religione. Luca ha una posizione diversa da Matteo. Matteo mette il pane, la religione e il potere. Luca non può fare questo ordine di Matteo perché tutto il Vangelo di Luca è teso a portare Gesù a Gerusalemme. E quindi anche le tentazioni hanno per ultima Gerusalemme, il Tempio, buttati giù. Cosa sta dietro a queste tentazioni? Beh, sta l'insegnamento di Cristo prima e della Chiesa poi, che dice, guardate, fondamentalmente l'uomo perde la fede per tre cose. Il primo motivo per cui l'uomo perde la fede è la concezione dell'uomo a una sola dimensione. Nietzsche dice, l'uomo è ciò che mangia. No, Feuerbach dice, l'uomo è ciò che mangia, scusate. Nietzsche lo riprende. E Gesù Cristo dice, no, l'uomo non è solo ciò che mangia. L'uomo è anche ciò che ascolta. Quindi l'uomo è materia e spirito. È realtà transeunte, è realtà immortale. L'uomo si ciba di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E la parola di Dio è creatrice, quindi l'uomo si ciba delle cose che sono realtà create, ma l'uomo si ciba anche dei valori che escono dalla bocca di Dio, dalla speranza che esce dalla bocca di Dio, dalle promesse sue. Il secondo elemento per cui si può perdere la fede è l'inebriamento del potere e del denaro. Non occorre commento. Noi vediamo delle cose che ci fanno molto riflettere oggi. Ci fanno molto riflettere, perché noi siamo in questa situazione delicata proprio a causa del potere micidiale che esercita il potere e il denaro. Nome del potere del denaro, si mente, si imbroglia, si uccide, si tradisce. Terzo motivo per cui si perde la fede è la magia e la superstizione. Quando uno confonde la fede con la magia e la superstizione, è perso. Diventa ateo.
A me è capitato ieri di parlare con una coppia, perde la ragazza poco più che ventenne per una malattia micidiale e la signora mi dice: ho tanto pregato Dio che la salvasse e Dio non l'ha ascoltata, quindi Dio non c'è. Dico: signora, le è mai capitato il dubbio che Dio potrebbe aver detto di no? Non che Dio non c'è. Lei faccia le conclusioni che crede, sono problemi suoi, io non interferisco nel suo mondo interiore. Ma io sarei almeno possibilista. Non sarei così drastico nell'interpretare questa cosa. Capite che esistono forme di tipo magico superstizioso per cui o Dio si comporta come dico io o se no Dio non esiste. Interessante. Capite? Non parliamo poi di cose che sono molto più degeneri di questo modo di pensare, che sono ancora peggiori. Quando noi entriamo in un meccanismo perverso, e ho finito subito, per cui Dio va piegato attraverso preghiere o riti o gesti che noi riteniamo capaci di svilire la libertà di Dio, affinché Dio faccia solo e unicamente ciò che noi vogliamo, quella è la strada, è l'autostrada verso l'ateismo. E quanti cristiani così? Per cui, giustamente, Gesù dice: no, ragazzo mio, la fede non è un mettere Dio nella situazione in cui noi decidiamo se lui c'è o non c'è, qualora fa o non fa ciò che vogliamo. Nel Padre nostro, infatti, si dice: sia fatta la tua volontà. E se volete, il mistero della preghiera è proprio questo. Io dialogo con lui e gli dico: sì, io faccio la tua volontà, ma se puoi cambiarla ti ringrazio. Questo è il mistero della preghiera. Ricordatevi il dialogo fra Abramo e Dio. Ma li uccidi tutti quanti se ci sono 50 giusti? Beh, no, se ci sono 50 giusti non uccido il paese intero. Se ci sono 45, 40, 35, giù. C'è questa specie di dialogo, con Dio si dialoga. Anche Gesù nell'orto del Getsemani ha detto: se è possibile, fa in modo che non viva questa esperienza. Dio gli ha risposto di no e l'ha vissuta. Il mistero nostro è fare la sua volontà. È difficile. Auguri, buon Natale.